Se sei titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica e scopri di avere pagato indebitamente il canone RAI nella bolletta della luce, puoi fare richiesta per ottenere il rimborso compilando l'apposito modulo, purché tu giustifichi la domanda con uno di questi motivi. Tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica siete in possesso dei requisiti per avere diritto all'esenzione dal pagamento del canone, ovvero compiere i 75 anni di età entro il 31 gennaio 2020 ed avere un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Chi invece compie i 75 anni dal 1 febbraio al 31 luglio ha diritto all'esenzione per il secondo semestre dell'anno. Tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica avete diritto all'esenzione per effetto di una convenzione internazionale, ad esempio se siete diplomatici o militari stranieri, purché abbiate presentato la relativa dichiarazione sostitutiva. Hai pagato il canone TV nella bolletta della luce ed un altro componente della tua famiglia anagrafica lo ha fatto anche in un altro modo, ad esempio con un addebito sulla pensione. Hai pagato il canone TV nella bolletta della luce e l'abbonamento è stato pagato anche mediante l'addebito nella fattura che riguarda un'utenza intestata ad un altro componente della tua famiglia anagrafica. Hai presentato la dichiarazione sostitutiva in cui affermi di non avere alcun apparecchio televisivo e che non lo possiede un altro componente della tua famiglia anagrafica. Puoi fare richiesta per ottenere il rimborso del canone RAI presentando l'apposito modulo per via telematica all'Agenzia delle Entrate oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando un documento d'identità a Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio Canone TV, Casella Postale 22, 10121 Torino. Il rimborso viene effettuato direttamente dal tuo fornitore di energia elettrica mediante accredito sulla prima fattura utile oppure con altre modalità entro 45 giorni dalla data in cui la società ha ricevuto il via libera dall'Agenzia delle Entrate.